L'Empoli è secondo in classifica, il Pescara è terzo, insomma ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grandissima partita. Il Pescara si presenta con Belardi tre pali, Zauri, Bocchetti e Capuano in difesa. Dunque Bocchetti è la novità sostanziale del match, sostituisce lo squalificato Schiavi a centrocampo, Balzano e Rossi esterni, Zuparic e Brugman in mezzo con Politano che si riprende la maglia da titolare nel tridente d'attacco completato da Maniero e Ragusa, l'arbitro è Gavillucci di Latina, gli assistenti sono Melloni e Ranghetti. L'Empoli, l'ex Sarri, deve rinunziare in extremis al difensore francese Lorini. 4-3-1-2 sistema di partenza, bassi tre pali, Isai, Tonelli, Rugani e Barba in difesa, a centrocampo Signorelli, Valdifiori e l'ex Daniele Croce, Pucciarelli trequartista alle spalle di Maccarone e Tavano. Politano si accentra, parte il traversone, volè di Maniero, Bassi e poi colpo di testa, palo fuori, incredibile, duplice, occasione da gol, fallita dalla Pescara, sull'asse Politano-Maniero, Signorelli, il colpo di testa di Zauri, poi Croce, Pucciarelli, 1-2 con Tavano, Pucciarelli termina a terra, calcio di rigore per l'Empoli, ammonito Balzano. Balzano che ha trattenuto, l'abbiamo visto, lo ha trattenuto in modo direi palese. Siamo giunti al minuto 18 nel corso del primo tempo, rivediamo insomma la trattenuta evidente da parte di Balzano, non è stata attenta la difesa biancazzurra. Siamo giunti ormai al 19° minuto nel corso del primo tempo, inquadrato Maurizio Sarri, Tavano, la rincorsa, Belardi, la parata, attenzione ancora Tavano, rete, il tap-in di Ciccio Tavano, 1-0 Empoli. Dunque si sblocca la situazione allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, Empoli in avvantaggio, il rigore accordato per una trattenuta di Balzano su Pucciarelli sul dischetto, rivediamo, intuisce Belardi, è poco fortunato il portiere del Pescara, 12esima rete stagionale per il capitano dell'Empoli, ma soprattutto Toscani in avvantaggio. Ragusa punta il suo dirimpettaio, se ne va, palla indietro, attenzione per Brugman nel suo destro e questa è una grande opportunità, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, da posizione più che privilegiata Gaston Brugman e si rammarica Pasquale Marino. Rivediamo l'ottima azione di Antonino Ragusa, ancora il migliore del Pescara, poi palla indietro splendida a spiazzare l'intera retroguardia empolese, ci è arrivato malissimo, collo esterno destro, parte lo spiovente, colpo di testa e Belardi in due tempi si salva, grande opportunità per l'Empoli, è stato Rugani, si è eclissato il reparto arretrato di Pasquale Marino, bravissimo ancora una volta Belardi, quindi Isai, maglia numero 23, recupera il pallone, pressione Ragusa, attenzione Ragusa, c'è il fallo di Tonelli, il primo cartellino giallo della partita, ammonito Tonelli. Brugman, palla in profondità, intelligente per Ragusa che elude due avversari e poi viene fermato efficacemente dall'estremo difensore dell'Empoli, Bassi, fallo subito da Maniero, secondo giallo per Tonelli, cartellino rosso per Tonelli, Empoli in 10 uomini, questa può essere la svolta della partita. Politano, l'apertura a sinistra per Ragusa, uno contro uno con Isai, ancora Ragusa, Ragusa entra in area, Ragusa, il destro, miracolo di Bassi, questo davvero poderoso improvviso di Ragusa, il miracolo, il prodigio di Bassi, rivediamo, eh sì, è stato molto bravo Bassi, Rossi, palla in profondità, in area, Ragusa, il tocco, rete, il pareggio del Pescara, minuto 7 nel corso del secondo tempo, il pari biancazzurro lo ha segnato ancora una volta Antonino Ragusa, questo è un parziale assolutamente meritato, una pressione costante quella del Pescara all'inizio, dall'inizio della ripresa, pressione che si è concretizzata con questo gol fantastico, bellissimo il pallone, il suo suggerimento in profondità di Rossi per Ragusa, 8° centro in campionato per questo straordinario attaccante classe 90 in comproprietà con il Genoa. Intanto Sarri corre ai ripari perché l'Empoli è in 10 uomini, viene ripristinata la linea a 4, il reparto arretrato, è uscito Tavano l'attaccante, è entrato Pratali, esperto difensore centrale. Zauri, pallone morbido, colpo di testa di Ragusa, ancora Ragusa, Maniero si libera, limite sinistro, Bassi a terra,
grande opportunità per il Pescara. È stato bravo Maniero a farsi spazio all'altezza dei 16 metri, ricevuto da Ragusa. Attenzione sul versante opposto, Maccarone in contropiede, Croce, attenzione, lato corto dell'area di rigore, allo sguardo in mezzo, Pucciarelli, rete, l'Empoli si porta in vantaggio. Incredibile defaianza, incredibile ingenuità commessa dal reparto arretrato biancazzurro. La difesa è salita malissimo, buono il controllo di Maccarone che ha innescato Croce, la volata dell'ex e poi l'invito perfetto per Pucciarelli che ha dovuto solo spingere in rete. Balzano, c'è poca lucidità naturalmente, Brugman, Balzano ha speso tantissimo il Pescara, parte il cross, colpo di testa di Baniero e la palla sfila di un niente. Pescara che ha sfiorato il gol del 2-2 con Pippo Riccardo Baniero al 50° minuto, incornato benissimo, è andato su molto bene il triplice fischio del direttore di gara Gavillucci di Latina. Dunque il Pescara ha sfiorato il pari con un colpo di testa di Maniero al 50° minuto, passa l'Empoli dopo 10 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 2 pareggi, nuova sconfitta per il Pescara.